interventi verranno attuati al fine di valorizzare la via Appia? Con questo convegno abbiamo capito che il Ministero dei Beni Culturali ha lanciato un grosso progetto che riguarda tutti i 650 chilometri della via Appia per la valorizzazione e la manutenzione di questa strada, che è stata una strada storica che ha unito popoli e culture su tutto il territorio del Mediterraneo. Quali sono le risorse su cui puntare? Le risorse su cui si punterà, il Ministero punterà, sono la messa in sicurezza della via Appia, della strada, un percorso ben segnato, ben segnalato, con le ospitalità che ogni 20 km che daranno al viaggiatore la possibilità di fermarsi, di sostare e di riposarsi. Chi ha promosso il progetto? Il convegno è stato promosso dall'Archeoclub regionale di Basilicata proprio per capire quali erano gli studi, a che punto erano gli studi su questa strada e come si può valorizzare. Infatti il convegno è di 2 giorni, un primo giorno sulle ricerche scientifiche, il secondo giorno a Venusa sulla valorizzazione, con tutti i progetti. Propositi positivi sia dal punto di vista economico che occupazionale? Propositi, è presto dirlo, comunque sicuramente potrebbero essere importanti se i privati e le istituzioni locali investano su questa strada di sviluppo culturale.